Salve a tutti! Allora, chi ha visto il mio video precedente delle cuffie wireless, queste qua, dopo aver fatto un test dei componenti della schedina qua, notai sul video che feci l'integrato è da sostituire e quindi io che ho fatto l'ordinato dalla Cina dopo 2 mesi finalmente sono arrivati il pacchetto da due. Il pacchetto era compreso con due, vabbè, lo teniamo di scorta, non si sa mai. Va bene, adesso vado a sostituirlo, poi vediamo un po' se funziona. E una volta sostituito e niente. Allora, metto un attimo il telefono qua. Ok, vediamo di zoomare un po'. Allora. Un po' di pulsante. Il nostro integrato nuovo. Allora, devo mettere gli occhiali perché non li ho presi. Un attimo solo. Ok. Non vado a pulire le piste perché lo feci già la scorsa volta sostituendo lo stagno. Ho staccato il filo rosso perché per non avere corrente sulla schedina.
Ok. Diamo una pulita. Visto che mi trovo con l'arco, disinfetto anche un po' le mani. Visto la situazione. Va bene, ok. Allora, li mettiamo tutto a posto, vediamo se funziona. Allora, questo andava così. Ops, rimettiamo le viti. Questo dovrebbe andare così. Ah, eccola dove sta l'altra vita. Grazie.
Ok, allora prendo il cavetto così mettiamo sotto carica, perché sicuramente la batteria se la scarica. Intanto sembra che funziona. Si accendono anche le luci. Non so se si vede da qua. Provo a spegnere questa luce. Allora, ecco, così si vede. Adesso sta funzionando, sta caricando. In pratica la batteria è ancora carica. Questo LED indica quanto è carica la batteria. In pratica sta lampeggiando 1, 2, 3, 4, significa 4, 4 LED, significa che la batteria è scarica, bisogna caricarla. Quando poi si mette sotto carica, il LED diventa fisso e quindi significa che la batteria è carica. In questo modo, diciamo, le cuffie stanno caricando dalla batteria interna, quindi significa che l'integrato sta funzionando. Va bene, niente, questo è tutto. Vi ricordo sempre, se il video vi è piaciuto, vi è utile in qualche modo, di mettere un like. Grazie.